Eccoci qua di nuovo da Sandro Cane, siamo qua su questo sul pronio praticamente che sta scendendo in valle. Noi accendiamo il nostro mostro, la nostra super astronave, tiriamo giù la visiera astronomica e andiamo. Oh, sgomma anche, è diventato più potente. Sgomma la nostra mostra. Il Liberty, come la statua della Liberty. E noi andiamo a casa, ragazzi, il nostro Liberty, che ci porterà la nostra Liberty. Avremo la nostra Liberty, la statua della Liberty. In realtà non so neanche come si chiama la statua della libertà in inglese. In ogni caso, guardate che bene che va questo sistema che ho pagato 23 euro, 29, 27, come la cena di stasera, no, 33 qualcosa, però ne è valsa la pena, ragazzi, ne è valsa la pena. Mi ricordo ancora quando ero in Abruzzo e ho pagato un pranzo 15 euro, 15.000 lire, ragazzi, 15.000 lire di pranzo, era 15 euro, non mi ricordo più, forse era 15 euro. Però ragazzi, 15 euro di pranzo. Vabbè, abbiamo pagato 33, ma abbiamo mangiato da Dio. Non sto né buffando né facendo niente. Eccolo qua, è tornata la luna di Star Wars. Dopo, se troviamo uno spot, che facciamo una foto. Guarda, in mezzo alle montagne di Star Wars, nel Valle dei Troni, umane, Valpolicella top. Che peccato che non ho vissuto in Valpolicella, ma un solino di te. Era meglio che vivevo in Valpo. Non è che ho avuto la compagnia della Balbo, ho avuto la compagnia della Balbo e poi ho pazzicato molto in qualche vicenda. Diciamo, il confronto con Solungo e ero un po' in posto tale. Però è andata, ormai è andata. La gioventù è andata e la vecchiaia si avvicina. Qua ci vorrebbe una bella moto da enduro per affrontare sti buconi qua. Che veramente prendo dei colpi di schiena che è come se uno mi bastonasse qua. Cazzo, pieno di scuola bus sui bolini, però che scuola c'è? 4 scuola bus per la scuola, madonna, sono professionisti. Quindi noi vediamo se ritroviamo le strade asfaltate tra un po'. Eccoci qua, ragazzi, sto provando, allargando un po' il casco nuovo che userò per mia mamma se vuole fare un po' di giro con me o per mia sorella. E noi stiamo andando alla velocità di crociera di 50 km orari, da cercare 40, 30, queste sono le piscine del cementificio. Serenità, torniamo a casa. Domani si comincia alle 11, spero che con le cazzo di gambe e di schiena mi facciano una storia, spero che al lavoro non mi rompano più tanto, mi possano fare il mio lavoro, mi si vuole e basta. E con questo noi abbiamo finito il nostro viaggio in Valpolicella. Dopo di questo spot non c'è più niente da vedere, perciò chiudo il video con questa bella scenario di Valpolicella autentica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao da Sandro Cane, e non dimenticatevi il PayPal lì se volete offrire un caffè. Ciao.